Bene ragazzi, oggi vi dimostro che questo mestiere non è per niente rilassante come molti possono pensare. Questa è una foto fatta dal cliente che mi arriva così, e come potete notare, manca un pezzo qua. Allora, io ho già fatto una selezione, è inutile che vi faccio vedere mentre faccio le selezioni, sapete già tutti come si fa o se non lo sapete ci sono altri video anche miei che ne parlano. Come potete vedere ho cercato di indovinare. Cosa succedeva qui con questa forbice? Probabilmente ho anche sbagliato perché magari finiva qui. Direi che non ha molta importanza visto lo stato in cui mi è arrivata questa foto. Allora, andiamo sui tracciati, teniamo premuto Command e andiamo ad attivare la selezione e poi andiamo ad attivare la maschera. Ora, la cosa ulteriore che vado a fare è questa. Siccome abbiamo parte della foto che esce dal quadro, io voglio recuperarla tutta subito e non voglio nemmeno faticare, per cui seleziono la selezione, premo C, attivo la taglierina e così automaticamente prendo i pixel esistenti o in questo caso la selezione. A questo punto riapro la selezione. E adesso prendo lo strumento lasso, tengo premuto Alt per sottrarre e vado a sottrarre dalla selezione tutto tranne il pezzettino mancante. Quello che voglio provare a fare è andare a riempire in base al contenuto. E voi vedete che non funziona perché ho selezionato la maschera, invece devo cambiare e selezionare l'immagine. Ok. Era un tentativo che valeva la pena fare, ma non mi sembra che sia andato molto a buon fine. Allora, adesso ne facciamo un altro. Io adoro riempire in base al contenuto, avrei sperato di fargli fare una bellissima figura riuscendo a fare anche questa cosa. Invece, andiamo a vedere se riusciamo a cavarcela in un'altra maniera. Hai capito qua cosa è successo? Qua è successo che quando ho fatto riempi in base al contenuto sbagliando e l'ho fatto sulla maschera, ha rovinato la maschera, per cui faccio Command Z fino a ritornare a un punto in cui la maschera è giusta. E adesso andiamo a ricostruire questa forbice. Ok. Considerato lo stato in cui mi è arrivata, direi ottimo lavoro, Ferrari. Mi batto le mani da solo. Thank you.